Quesito numero 2 della simulazione d'esame MIUR del 12 gennaio 2017. Due solenoidi, uno dentro l'altro, L1 quello all'interno, L2 quello all'esterno. Quello all'esterno, quello più largo, viene alimentato con una corrente elettrica che cresce linearmente secondo questa formula, al ritmo di 0,50 A al secondo costante. E questo dura 30 microsecondi, questa crescita di corrente. Ai capi del solenoide interno, L1, si misura una FEM. Spiega l'origine di questa FEM e dimostra che è costante. Calcola il valore del modulo di questa FEM con i dati dei due solenoidi. Questa è la situazione fisica, i due solenoidi. Quello esterno è alimentato da un generatore variabile che fa crescere la corrente in modo continuo a un tasso di crescita costante che è 0,50 A secondi. Cioè ampere al secondo, vuol dire che ogni secondo la corrente aumenta di mezzo ampere. È improprio dire ogni secondo, perché per esempio l'intervallo di tempo neanche ci arriva a un secondo. Quindi è più corretto dire per esempio ogni microsecondo la corrente aumenta di mezzo microampere. Il solenoide esterno dunque è il solenoide primario, che è quello alimentato da un generatore esterno. Il solenoide interno invece non è alimentato ed è il solenoide secondario. È quello che per reazione alle variazioni di flusso magnetico che avverte e genera per reazione una FEM all'estremità. La FEM F1 generata dal solenoide 1 secondario. Dunque si capisce che è una FEM indotta dalle variazioni del flusso magnetico che il primario, cioè solenoide alimentato dall'esterno, fa attraverso le spire del secondario, che è il solenoide più piccolo all'interno. Quindi già si capisce che dobbiamo usare la legge di Faraday dei Neumann, Harry e Lenz, cioè la FEM generata all'estremità ai capi del solenoide interno, F1, cioè del solenoide secondario, è uguale a meno la rapidità di variazione, quindi la derivata temporale, del flusso magnetico che avverte questo secondario, che avverte perché viene attraversato il solenoide piccolo dal B2, cioè dal campo B generato dal solenoide grande, qui rappresentato da queste frecce di colore rosso. Calcoliamo quindi questo campo induzione magnetica B2 generato dal solenoide grande, dal solenoide primario. Solita formula del campo B di un solenoide, e questo campo B2 ci serve per calcolare il flusso che fa questo B2 attraverso il solenoide piccolo all'interno. Quindi flusso di B2 attraverso 1. 1 è il solenoide piccolo. Basta moltiplicare il campo B2 per il numero di spire N1 del solenoide piccolo per l'area di ciascuna spira. Infatti N1 e S1 è l'area complessiva del solenoide secondario che sta all'interno. Infatti questo campo B2 va ad attraversare tutte queste spire, quindi attraversa l'area complessiva del secondario, che è N1 per S1, il numero delle spire per l'area di ciascuna spira. Sostituendo al posto di B2 questa formula e riadattando i vari fattori in modo da lasciare i due isolato all'esterno, allora tutto questo fattore moltiplicativo costante è il coefficiente di induzione che il solenoide primario, quello esterno, fa sul solenoide secondario, quello interno. Lo chiamiamo M21 perché è esercitato dal 2 sull'1 e più brevemente lo chiamiamo M. Lo andiamo anche a calcolare, quindi sostituiamo i valori, le spire sappiamo che sono uguali, 500 spire per entrambi i solenoidi, anche la lunghezza dei due solenoidi è uguale. Qui nel calcolo mi sono dimenticato di riportare il valore numerico di S1, che è l'area delle spire del solenoide piccolo. Quindi avrei dovuto riportare un centimetro quadrato, cioè 10 alla meno 4 metri quadrati. Ah no, invece non mi sono dimenticato, è questo qua. Questo è S1, 10 alla meno 4 metri quadrati. Quindi a posto così. Il risultato finale è 2π greco per 10 alla meno 4 Harry. Viene infatti Harry, Newton per metro, diviso Ampere quadrato, Newton per metro, Joule, Joule su Ampere quadrato, Harry. Valore piuttosto piccolo. Questo coefficiente M ci dice intuitivamente
quanto il solenoide piccolo, il secondario, è suscettibile e sensibile alle variazioni di flusso magnetico che vengono indotte attraverso le sue spire dal circuito primario, che è quello esterno. Quindi è una misura in pratica di quanto, tra virgolette, fortemente il solenoide piccolo, il secondario, reagisce alle variazioni di flusso magnetico che gli vengono indotte dal primario. In pratica questo M possiamo vederlo come un coefficiente di autoinduzione, però non è autoinduzione, perché non è la reazione alle variazioni della propria corrente I1, ma sono le variazioni alla corrente dell'altro solenoide, quindi è il coefficiente di induzione del primario sul secondario. Infatti, se noi deriviamo questa formula che abbiamo appena calcolato, quindi il flusso di B2 attraverso il secondario uguale MI2, la deriviamo rispetto al tempo e la andiamo a sostituire nella legge di Faraday, Neumann, Henry, Lenz, troviamo meno la derivata di questo, quindi meno M la derivata di I2, derivata di I2 che era costante, era K. Quindi da questa formula vediamo che M rappresenta quanto fortemente, tra virgolette, il secondario genera la FEM, cioè reagisce alle variazioni della corrente del primario. Siccome le variazioni della corrente del primario sono costanti, perché il primario aumenta la sua corrente a ritmo costante, come si vede in questo grafico, allora è costante anche la reazione del secondario. Il secondario reagisce in modo costante perché la corrente del primario aumenta in modo costante. Comunque anche le formule matematiche ce lo confermano, perché questa FEM viene meno M per K, sono tutte costanti e le possiamo calcolare. Meno, questa è M, coefficiente di induzione, per K, che è il tasso di aumento della corrente nel primario. E il risultato finale è meno pi greco per 10 alla meno 4 volt. Quindi si tratta di circa meno 0,31 millivolt. Vediamo l'unità di misura. Henry per ampere secondo, Henry è joule su ampere quadrato, un ampere si semplifica, al posto di joule coulomb per volt, e questo coulomb insieme al secondo che è rimasto qua fa l'ampere che si semplifica con l'altro ampere rimasto, alla fine rimane soltanto questo volt, questo qua. Vediamo quindi che questa FEM è costante, il modulo che chiedeva il quesito vale pi greco per 10 alla meno 4 volt. E vediamo anche che però è un valore negativo, giustamente, perché qui abbiamo i grafici che lo dimostrano, la corrente nel primario cresce proporzionalmente al tempo, linearmente, con la corrente del primario cresce linearmente anche il flusso che il primario fa attraverso il secondario. Quindi il secondario avverte questo flusso attraverso di lui, un flusso che aumenta proporzionalmente nel tempo, e quindi si oppone alle variazioni, alla rapidità di variazione di questo flusso. Siccome questo flusso non cambia la sua rapidità di crescita, allora il secondario reagisce sempre con la stessa FEM, e una FEM quindi costante, perché è costante il ritmo di aumento del flusso attraverso il secondario. E questa FEM costante è anche negativa, perché il flusso che attraversa il secondario cresce e quindi il secondario reagisce per la legge di Lenz facendo una FEM del segno opposto, una FEM negativa.